Si può anche piangere per segni di affettuosa stima come questi. È il 2-0 e la partita sembra chiusa. Stando ai patti, Ranieri resta. Il tecnico non parla, lo fa per lui Daniel Fonseca. E lui si è meritato tutto questo affetto, che tutto lui ha fatto moltissimo per me. Io lo devo tantissimo a lui, desde che mi ha portato Cagliari fino a che mi ha portato qua a Napoli, quindi diciamo che stiamo un po' facendo la carriera insieme. Fellaino si ricorda di essere uno scaramantico storico, torna al suo vecchio posto di osservazione, ma lo sguardo è stranamente ermetico, chissà cosa pensa, invece di sorridere. E se meritasse un esonero comunque, o sarà Ranieri domani a meravigliare tutti? La squadra si trasforma in tre giorni e gioca finalmente in maniera determinata. Pari il libero occasionale, Mauro il centrale, Carbone torna sulla fascia e riesce ad essere più dinamico di Mihajlovic. Benedetti e Garzia seguono a vista Carnevale Fonseca e proprio per evitare il peggio il romanista tocca con le mani un pallone destinato all'uruguaggio. Non è rigore, dice Cesari. Il Napoli insiste, prima con Zola, mentre la Roma risponde con il suo gioiello, un tiro da 30 metri di Mihajlovic. Poi è Rizzitelli ad invocare il penalty, ma anche questa volta Cesari fa continuare. Gioca in posizione arretrata Giannini, ma suggerisce bene nonostante il gran correre di Tern. Careca e Fonseca sono i pericoli continui. Attenti ecco i due. Prima Fonseca si morde le mani, ma poi esulta e come. Piazza allora mette alle corde pari per conoscere le cause di così rapida trasformazione. Tutto sommato basta mettere pari libero, è fatto. Magari fosse così facile. No, direi che oggi chi giocava libero, chi giocava mediano, chi giocava centrocampista o attaccante contava poco. L'importante era la voglia di riscatto, la voglia di essere tutti uniti e di arrivare a quello scopo finale che era la vittoria. Perché non prima? L'abbiamo fatto anche prima, probabilmente non eravamo così arrabbiati, così cattivi e decisi sulla palla. La Roma, compressa nella sua metà campo, non sembra essere la stessa squadra che ha bocciato l'Inter all'Olimpico. Forse è proprio il gol del 2-0, siglato da Careca, a trasformarla, o come dice Giannini, l'espulsione di Rizzitelli per insulti. Guardandola da un lato positivo, credo che proprio in quei minuti la Roma si è ritrovata e ha forzato, ha chiuso il Napoli nella loro metà campo e diciamo che ha giocato un buon secondo tempo. Anche Carboni riesce a proporsi in avanti mentre Boskov lancia nella mischia, s'alzano per lo jugoslavo. Il Napoli si affida invece al contropiede perché Ranieri richiama Careca per Policano e lo fa quando i giallorossi accorciano le distanze con Esler. Non sono fortunate le incursioni isolate degli azzurri, la Roma non è il Valencia ed ha sempre un paio di uomini pronti a chiudere. Stanco il Napoli, pimpante la squadra romanista nel finale, ma finisce così, con Ranieri che lascia il campo commosso e pensoso. Chissà cosa dirà domani. Boskov invece non aspetta il giorno dopo. Primo tempo dovevo dare complimenti a Napoli, al secondo non posso dare, perché Napoli non esisteva al secondo tempo. Noi abbiamo giocato anche senza un giocatore molto importante, poi abbiamo superato, però complimenti ai giocatori di Napoli, per me era una bella partita, molto interessante, ogni squadra ha avuto il suo tempo, loro hanno vinto, noi dobbiamo dare complimenti, abbiamo perso perché abbiamo preso secondo rete come una squadra in settore giovanile.